E adesso è arrivato il momento di Lorenzo Valeriani che come sempre, come possiamo dire, a fine puntata ci porta nel mondo dei cori. Siamo ancora nel coro San Giusto, martire di Paglieta. Grazie.
Amiche ed amici di pomeriggio, allora un'altra pausa per i nostri amici cantori. Noi siamo in una sala storicamente importante, oserei dire, con Nicola Scaricaciottoli, che è vicepresidente dell'Associazione San Giusto Martire, già sindaco di Paglieta, che ha preferito registrare questa intervista appunto in una sala che rappresenta davvero tanta storia, al di là poi della passione per i cori. Sicuramente, qui abbiamo un pezzo della storia di Paglieta, perché Paglieta è stata ovviamente nella battaglia del Sangro, quindi c'era il fronte, e Paglieta è stata sede del comando alleato alla guida di Montgomery. E noi in l'occasione, vedete appunto qui le fotografie in questa stanza, abbiamo ospitato il nipote di Montgomery, che ha scritto un libro riguardante la fine della sua prigionia dal campo di medicina, e quindi noi abbiamo fatto tradurre questo libro in italiano per poterlo divulgare, perché riguarda anche questo territorio e Gessopalena. Infatti a quel tempo collaborò anche il sindaco di Gessopalena Innaurato. Vicepresidente, un titolo di questo libro accattivante, che forse racconta un po' l'accaduto, in sì. Sintesi. Sì, 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 dunque il titolo è Dove diavolo sei stato? Ecco. E da che cosa nasce questo titolo? Dal fatto che appunto, come dicevo, l'8 settembre si aprirono i campi di prigionia, il nipote di Montgomery uscì dal campo di prigionia, anziché andare verso la salvezza, quindi verso il nord, sapendo che il padre stava risalendo l'Italia con le truppe alleate, voleva venire incontro al patrigno, quindi. E si incontrarono dopo diverse vicissitudini. Lui si trovò a Gessopalena, dove lo nascosero dalle truppe tedesche in ritirata, e si incontrarono proprio a Paglieta, dove c'era il campo alleato. E siccome lui arrivò dopo altri suoi compagni che erano arrivati prima di lui, sembra che Montgomery avesse detto dove diavolo sei stato, e quindi da qui nasce il titolo di questo libro. Bella, bella storia davvero, nella storia un'altra bella storia. Vicepresidente, dicevo, lei è stato anche sindaco qui a Paglieta, un occhio di riguardo sempre alla cultura, immagino, e alle tradizioni, perché questo coro rappresenta Paglieta in tutto e per tutto, al 100%, con i cori abruzzesi, ma anche un inno allo stesso territorio, allo stesso paese. Assolutamente sì, noi l'anno prossimo festeggeremo il ventennale di questo coro, quindi non è una storia di poco conto. Lei giustamente ha parlato di tradizione, di folklore, però io vorrei specificare che questo coro fa anche innovazione. Perché generalmente quando si pensa al folklore si pensa sempre a canzoni antiche, a canzoni che si ripetono nel tempo. Noi invece abbiamo la possibilità, grazie alla poetessa Livia Mantini, che scrive delle splendide poesie in vernacolo, che poi vengono musicate dal nostro maestro del coro Panfilo Di Matteo, abbiamo la possibilità di proporre questi pezzi che sono contemporanei, pur mantenendo la specificità e soprattutto il vernacolo, che è la cosa che contraddistingue questo coro. Quindi delle hits, diremmo, no? Ai nostri tempi, delle chicche particolari, senza però andare a toccare con profondo rispetto quello che è il vernacolo abruzzese, quindi quello che era il linguaggio dell'epoca, tradizioni importanti da tramandare come mission principale. Guardare i passerini con l'umore.
Le chiedo la curiosità un po' più complicata. I giovani hanno una percezione diversa in quest'epoca. È ancora complicato attingere nuove risorse e buttarle dentro, come si suol dire, per continuare questo percorso? Sicuramente sì, questa è un po' la storia di tutte le corali abruzzesi e non, perché noi poi spaziamo in tutta Italia, certo, anche all'estero, quindi abbiamo modo di confrontarci. Ultimamente dobbiamo dire che forse questa tendenza si sta lentamente invertendo, riusciamo ad avere la possibilità di qualche giovane che si avvicina un po' di più. C'è tanto lavoro da fare, c'è tanto impegno da approfondire, però piano piano le cose si vanno, sperando di riuscire sempre a mantenere alto la tradizione del folklore e del canto in vernacolo. La ricetta quale potrebbe essere? Io spesso ho detto nei passati mesi spettacoli e canti che dovrebbero e potrebbero essere riproposti anche all'interno degli istituti scolastici, con ovviamente poi anche una ricerca, no, da collegare a tutto ciò per capire e far capire quella che è un po' la storia di questo non solo paese ma anche territorio. Infatti, ma noi collaboriamo molto con la scuola locale, con l'istituto comprensivo locale, qui abbiamo scuole sia della primaria che la secondaria, quindi cerchiamo in ogni modo di collaborare nel periodo estivo per creare aggregazione, per creare proseliti, per creare la conoscenza, per far sì che queste tradizioni non si disperdano, e veramente in questo l'istituto comprensivo ci è molto vicino. Poi chiaramente ci sono le attività normali, sia estive e meno estive, che ci vedono protagonisti su tutto il territorio, e questo ci dà la possibilità di farci vedere, e speriamo che questo possa invogliare qualcheduno ad avvicinarsi, perché insomma noi senza il passato il futuro sicuramente non c'è. Assolutamente sì. E l'ultima curiosità, davvero questa è quella complicata, in tutta la settimana, quando bisogna andare a bussare alle porte del sindaco, visto che lei, primo cittadino, lo è stato, mandano lei in avanscoperta oppure c'è qualche altro membro che si prende la responsabilità di andare ad attingere appunto dal bilancio comunale? No, noi siamo un'organizzazione, diciamo che lavoriamo un po' tutti, poi l'amministrazione bisogna riconoscere che c'è molto vicina in tutto e per tutto, per cui non c'è bisogno di scappatoie o accorciatoie o particolari personaggi, basta chiedere. Proporre per quello progetti che importanti. Esatto, sì, fare cose interessanti che danno lustro al coro e al paese ovviamente. Grazie vicepresidente Nicola Scaricaciottoli, che ovviamente si darà da fare in tutto e per tutto. Ma non canta lei, vicepresidente? Non è capace o non ha tempo? Io non vorrei rovinare il coro. Non vuole abbassare la qualità. E noi spesso questi cori li raccontiamo, ma non ci cimentiamo mai, perché andremo davvero a togliere tanta qualità al nostro percorso che continua. Torniamo in sala per ascoltare ancora una volta il coro qui di Paglieta, il San Giusto Martire, e poi altre curiosità con nuovi ospiti. Non cambiate canale.